prego. Esatto, prego. Buongiorno a tutti, prego, prego, venite accomodate. Sono felicissimo di dare il benvenuto al presidente Elkan, all'amministratore delegato Marchionne, alle donne e uomini di Cassino che oggi presentano, credo, con grande orgoglio. Lei mi ha detto che io sarò orgoglioso, ma lo sono già quanto lo siete voi, questi straordinari primi esemplari della Giulia che ripartirà dal 28 maggio. 28 maggio è il primo giorno di concessionari aperti, di consegna ai clienti. Di consegna ai clienti il 28 maggio, e credo che sarà un giorno importante. Sono chiamate le puzzole, le lavoratrici e i lavoratori che nascosti a Modena hanno pensato la nuova Alfa Romeo, il futuro dell'Alfa Romeo. Questa, la Giulia, è pronta adesso, poi il presidente Elkan e l'amministratore delegato Marchionne vi diranno anche del futuro di altre auto pronte ad uscire. Io mi limito a dire un paio di dati rispetto all'Italia, poi le strategie globali ovviamente competono al presidente e all'amministratore delegato di Fiat Chrysler, ma Cassino c'è, con tutto l'orgoglio, la competenza, la passione, la dedizione e la tenacia delle lavoratrici e dei lavoratori di Cassino. In prospettiva Pomigliano d'Arco, che già sta lavorando, ma Alfa Romeo passerà da 4.000, porterà, provocherà l'aumento di posti di lavoro da 4.300 a 7.700 entro il 2018. Ho detto bene? Perfetto, quindi c'è il bollo, da 4.000, bollo, non il bollo auto, 4.300 a 7.700 persone, quindi migliaia di posti, centinaia di posti di lavoro in più tra Cassino e Pomigliano. I motori che sentirete quando metteremo in moto sono i motori che vengono totalmente made in Italy, quest'auto, sono i motori che vengono dall'Irpinia e da Termoli, entrambe realtà che lavorano in modo molto forte ed efficace. Avete visto, perché siamo stati insieme a Melfi, quello che sta accadendo a Melfi, dove si lavora su 20 turni adesso? Quindi si lavora al massimo, 20 turni, c'è soltanto un turno per la manutenzione la domenica notte. Il Piemonte sta producendo, tra gli altri, la nuova Maserati, le nuove Maserati più correttamente. L'amministratore delegato Marchionne ha parlato per telefono questa mattina con il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, rispetto allo stabilimento di Modena, che continuerà a lavorare senza alcuna perdita di posti di lavoro, anzi possiamo dire che forse, anzi con qualche assunzione in più, quindi anche questo è un fatto molto importante. Che mi sono dimenticato? Niente. Sono stato detto tutto bene, perfetto, mi hanno fatto la parte, me l'hanno risentita, io mi limito a dire... Come? Di comprare la macchina. Altavilla, ora non mi può chiedere, Altavilla dice devi dire soltanto di comprare la macchina, e così la mia carriera ha un upgrading, da venditore di pentole a venditore di auto, è un passo in avanti importante. Mi limito a chiudere dicendo tutta la gratitudine del governo per gli investimenti che Fiat Chrysler sta facendo in Italia, siamo molto molto orgogliosi di questo, è un settore che sta trainando l'economia nel nostro paese. I segnali positivi vengono innanzitutto da questo settore. I settori positivi che vengono rilanciati non sono soltanto quelli dell'automobile, ma se voi pensate ai porti del sud, nel momento in cui le Jeep si fanno in Basilicata o queste Alfa avranno un successo straordinario, ne sono convinto anche in America, vi rendete conto che c'è tutto un indotto che sta dietro all'ingegneria, al talento, alla qualità, all'innovazione italiana e che nel mondo sarà sempre più forte. E quindi di conseguenza credo che oggi sia un giorno di festa, un giorno di grande entusiasmo. In più, e davvero chiudo su questo, che cos'è l'Alfa Romeo? L'Alfa Romeo non è soltanto un'auto. L'Alfa Romeo è un simbolo, uno stile, è per tanti di noi un modello. Io credo che il fatto che Alfa Romeo riparta sia un grande messaggio di speranza per il paese e sia ovviamente un grande messaggio di business per Fiat Chrysler, perché non credo che loro mangino soltanto con la speranza, però per noi è un messaggio importante di ripartenza e di, vorrei dire, di Italian style.
La nostra scommessa è che ci sia tanta fame d'Italia nel mondo. Sono certo che la ripartenza del marchio Alfa Romeo, il successo che Alfa Romeo avrà, sarà un bel messaggio per tutte le italiane e tutti gli italiani. E dunque, viva l'Alfa Romeo, viva la Giulia, viva l'Italia. Così sto a destra e Marchionne a sinistra. No, è una bellissima opportunità per Sergio ed io essere qui con i nostri colleghi Alfredo Altavilla, che gestisce l'EMEA, una buona rappresentanza degli ingegneri che hanno costruito l'Alfa Romeo e anche chi la fabbrica nello stabilimento di Cassino. Credo che oggi per noi è una giornata di grande orgoglio, perché facciamo vedere un'Alfa Romeo bella, ma le Alfa Romeo sono storicamente state belle, ma soprattutto questa Alfa Romeo è anche tecnicamente estremamente avanzata. Sfortunatamente non abbiamo la possibilità di provarla perché il cortile è piccolo, però speriamo che il presidente verrà magari a Balocco e potrà vedere come questa macchina non solo è una bella macchina, ma è una macchina che da un punto di vista ingegneristico, tecnico, è assolutamente all'avanguardia ed è anche molto, rispetto alle concorrenti tedesche, è assolutamente in grado di fare la sua figura. Dunque di questo siamo estremamente orgogliosi tutti noi. No, ma mi fermo. Grazie.